Grandi elettori, primarie, caucus, Super Tuesday, swing states. Ma sono davvero così difficili da capire le elezioni americane? Non è difficile capire le elezioni americane. Il concetto di base è che gli americani non eleggono direttamente il presidente. Come? Come sarebbe a dire? No. Eleggono in ogni stato i grandi elettori cosiddetti, cioè dei delegati che vengono di fatto nominati dai partiti, scelti dai partiti. Ogni stato mette a disposizione un numero di delegati in proporzione alla sua popolazione, quindi ci sono degli stati che ne avranno di più, degli stati che avranno di meno. Chi vince dei due candidati in ogni stato vince tutti i grandi elettori di quello stato. In ciascuno stato basta un solo voto, the winner takes all, per far sì che appunto tutti i grandi elettori di quello stato vadano al candidato vincitore anche di un solo voto. Ci sono due eccezioni, il Maine e il Nebraska, ma non hanno avuto mai un'influenza determinante sulle elezioni. Ecco, sui grandi elettori ci torno dopo. Intanto vediamo il processo delle elezioni, che è abbastanza lungo. Si comincia nel gennaio dell'anno elettorale, quindi quest'anno si è cominciato a gennaio, con le primarie e i caucus. In ogni stato si organizzano queste primarie, di fatto, le primarie vere e proprie, che sono elezioni. I caucus sono una sorta di assemblee festanti, confusionarie, comizi, dibattiti che vengono organizzati in luoghi come scuole, palestre. Ne ho visti qualcuno in Minnesota e sono davvero divertenti. Alla fine però ci si esprime sempre con un voto per uno dei possibili candidati del proprio partito alla presidenza degli Stati Uniti. C'è anche il famoso Super Tuesday, è un martedì in cui votano un gran numero di stati e quindi si ha già un chiaro orientamento su quali sono i candidati in pole position per la nomination, sia nel Partito Democratico che in quello Repubblicano, in altri eventuali partiti che dovessero concorrere alle elezioni. E poi in luglio e agosto, dopo sei mesi di primarie e caucus, si arriva alle convention dei due partiti. Quest'anno c'è stata la convention del Partito Repubblicano a Milwaukee in luglio, poi la convention del Partito Democratico in agosto a Chicago. Era scontata la nomination di Trump a Milwaukee, non ci sono di fatto altri candidati nel Partito Repubblicano. Incredibile, ma vero, Trump fin da subito è apparso l'unica scelta possibile di un Partito Repubblicano che evidentemente forse al suo interno ha qualche ragionamento da fare. Più divertente è stato seguire il congresso del Partito Democratico. Joe Biden, compiendo una scelta sicuramente molto difficile a livello personale, considerato il lottatore che è e che è sempre stato nella sua vita, aveva appena fatto il famoso passo indietro che gli chiedevano tutti, a cominciare dagli ex presidenti come Barack Obama, e aveva designato quella che sarebbe stata la candidata di default, cioè la vicepresidente Kamala Harris. Nel momento in cui Biden se n'è andato, si è cominciato a fare una girandola di nomi, Newsom, Buttigieg, tanti altri personaggi del Partito Democratico, dando per scontato che Kamala Harris non avesse quell'appeal necessario per poter sostenere il partito nella corsa alla Casa Bianca. Beh, Kamala, devo dire, all'inizio ha sorpreso tutti, perché dalla telefonata che gli fece Biden annunciando che si ritirava prima dell'annuncio ufficiale, in 27 minuti, a quanto raccontano i suoi collaboratori, fece 100 telefonate e riuscì praticamente a mettere in cassaforte il consenso dei maggiorenti del Partito Democratico, inclusi di lì a poco anche gli ex presidenti e i notabili, tutti quelli che potevano avere voce in capitolo nella sua nomination, che poi è stata consacrata dall'entusiasmo della convention di Chicago. È stato naturalmente per lei solo un punto di partenza e non certo un punto di arrivo. Passato dunque il tempo delle primarie, dei caucus e svolte le convention dei partiti, si sa chi sono i due candidati, nel nostro caso Trump e Kamala Harris. E quindi il prossimo passo, passando attraverso i dibattiti televisivi e tutta la campagna elettorale residua, sarà il martedì del voto, il 5 di novembre. Ma perché si vota a novembre? Perché di martedì? Legittimo chiederselo, e le ragioni sono naturalmente storiche. Bisogna rifarsi agli albori della società americana, una società americana che era fatta soprattutto di proprietari terrieri e di agricoltori indipendenti. Tra il 1788 e il 1845 gli stati organizzavano le elezioni ognuno per proprio conto, in autonomia, senza sincronizzarsi con gli altri. C'era solo un obbligo generico di concludere le operazioni elettorali in tutti gli stati entro il primo mercoledì di dicembre, non è che si poteva andare
all'infinito. Nel 1792 si tentò di dare una prima regola, si disse che le elezioni dovevano svolgersi comunque nei 34 giorni, quindi nel mese precedente il primo mercoledì di dicembre, ma certamente non era il migliore dei sistemi. 34 giorni sono tanti, sono troppi per non ingenerare incertezza e confusione in un evento così solenne come l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Quindi nel 1845, meglio tardi che mai, il Congresso decise di porre rimedio. Basta, l'America deve votare nello stesso giorno per il proprio Presidente. In che periodo? Beh, in novembre, perché essendo l'America una società agricola, in novembre i raccolti sono terminati, c'è tempo per recarsi alle urne a votare. E in quale giorno? Non di domenica, la domenica è sacra, ci si riposa, non di lunedì perché la gente deve viaggiare in calesse, a cavallo, i tempi degli spostamenti sono lenti e quindi ci si dovrebbe muovere la domenica e si torna al discorso della domenica. Il mercoledì, no, è il giorno di mercato, non restava che il martedì come primo giorno utile. E martedì fu il martedì dopo il primo lunedì di novembre. Ed è così ogni 4 anni dal 1845. Oggi le cose sono un po' diverse, la scelta del martedì magari crea problemi a qualcuno, chi per esempio si deve spostare frequentemente per lavoro, ed è per questo che è stata data agli americani anche la possibilità di votare per posta, un processo che comincia prima del martedì elettorale. A seconda degli stati c'è chi comincia a votare già alla fine di settembre. E quando si vota, si va appunto a votare per i grandi elettori di fatto. Ecco in questa mappa i grandi elettori stato per stato. Ecco, salta subito agli occhi come per esempio la California ne abbia ben 54, il Texas 40, lo stato di New York 28, la Florida 30. Quindi questi 4 stati sono davvero i più importanti come numero di grandi elettori che possono procurare al candidato che vince le elezioni in ciascuno di questi stati. Ma naturalmente non basterebbe ottenere solo i voti di questi 4 stati, perché in totale i grandi elettori sono 538 e bisogna vincere e ottenere la metà più uno di 538, cioè 270, il numero magico che consente a chi lo ottiene di insediarsi alla Casa Bianca, di diventare presidente degli Stati Uniti. Il numero dei grandi elettori dipende naturalmente, si diceva prima, dal numero degli abitanti di ogni singolo stato, anche se sono stati fatti dei correttivi in questo senso. Gli stati più numerosi contano un po' meno di quanto dovrebbero contare matematicamente, quelli con meno abitanti contano un po' di più di quello che dovrebbero contare matematicamente, una sorta di compensazione per evitare grossi squilibri e favorire solo gli stati con più popolazione. Fatta eccezione per California, Texas, New York e Florida, tutti gli altri stati si vede hanno un numero un po' inferiore di delegati, chi più chi meno, si arriva ai minimi di stati come Alaska o Maine o Vermont che ne hanno soltanto 3. Ma come dicevo, conta il totale 538 e conta la metà più uno del totale, cioè 270. Ma com'è possibile che se un candidato ha più voti nel voto popolare, come successe a Hillary Clinton, poi perda le elezioni? Beh, proprio per il meccanismo dei grandi elettori. Hillary Clinton nel 2016 perse le elezioni, ma ottenne 3 milioni di voti in più di Donald Trump. 3 milioni, non 1500. Eppure perse le elezioni, perché Donald Trump vinse in stati che gli procurarono 306 voti elettorali, 306 grandi elettori, mentre Hillary Clinton si fermò a 232, quindi aveva il destino segnato. Quindi a cosa servono i sondaggi nazionali? Per esempio, vedete, l'ultimo sondaggio sulle preferenze degli americani dà un leggero vantaggio al Kamala Harris, ma questo è il voto popolare. Bisogna vedere come poi questo vantaggio si riverbera anche sugli stati, e sicuramente non sarà così negli stati che sono sicuramente repubblicani o sicuramente democratici. Non ci sarà una prevalenza di Trump in California, non ci sarà una prevalenza di Kamala Harris in Montana, tanto per fare solo 2 esempi. Il voto popolare, sì, certo, misura gli umori della gente, è importante sapere che rispetto alla parità sostanziale, addirittura alla seconda posizione in cui si trovava Biden, specialmente dopo quel tragico dibattito, primo dibattito con Trump, per i democratici è sicuramente di conforto vedere che Kamala Harris addirittura è in testa nelle preferenze popolari. Ma questo non significa nulla, perché tutto poi si dovrà misurare col voto di ogni singolo Stato.
e soprattutto con il voto dei swing states, gli stati in bilico, gli stati viola, come vengono anche definiti, perché unendo il rosso repubblicano con il blu democratico, c'è cioè questa cosa strana in America per cui il rosso è il colore della destra, dei conservatori, mentre il blu è il colore dei progressisti, anche se categorizzare come destra e sinistra in stile europeo i partiti americani è abbastanza fuorviante. Bene, detto questo, però i swing states, quindi gli stati viola unendo il rosso con il blu, sono gli stati in cui di fatto quest'anno si deciderà chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, e sono 7. Cominciamo dal nord, dal cosiddetto Blue Wall, gli stati del Blue Wall. Blue Wall perché erano roccaforti inossidabili del Partito Democratico, appunto il muro blu, che però è stato spaccato da Donald Trump nel 2016, quando conquistò tutti e tre questi tre stati del Blue Wall che sono considerati oggi stati in bilico, e cioè il Wisconsin, il Michigan e la Pennsylvania. Ma Joe Biden nel 2020 li riconquistò tutti e tre a 1-1, quindi sono proprio il paradigma degli stati in bilico. Non si può essere più swing states di come sono il Wisconsin, il Michigan e la Pennsylvania. E messi insieme fanno ben 44 grandi elettori. Spostiamoci a sud, ecco la Georgia, anche quello anticamente era un feudo democratico, ma bisogna andare molto indietro nel tempo per capire che cosa significa. I democratici erano un partito, oggi si direbbe conservatore agli inizi, erano il partito che difendeva i grandi proprietari terrieri del sud, erano il partito a favore della schiavitù, mentre i repubblicani erano contrari alla schiavitù e favorevoli al progresso. Non a caso la schiavitù venne abolita da un repubblicano come Abramo Lincoln, che pose fine alla guerra civile. Poi nei secoli le parti si sono invertite e oggi i democratici sono i progressisti e i repubblicani i conservatori. Quindi nel tempo la Georgia era diventata un feudo repubblicano. Ma anche la Georgia fu riconquistata da Biden nel 2020, così come è avvenuto per l'Arizona e per il Nevada. Riuscirà Kamala Harris nell'impresa di mantenere la riconquista di Biden? Si vedrà. E poi un discorso a parte merita il North Carolina. Finora il North Carolina era considerato repubblicano, ma negli ultimi anni l'immigrazione dagli stati limitrofi, secondo gli esperti, sta cambiandone la fisionomia a favore in qualche modo del Partito Democratico. In modo sufficiente da consentire a Kamala Harris di conquistarlo? Si vedrà. Ma certamente oggi anche il North Carolina è considerato uno dei 7 stati in bilico che, messi tutti insieme, attenzione, rappresentano 93 voti elettorali, 93 grandi elettori, e su un totale di 270 da conquistare non sono affatto pochi. Ora, questo meccanismo elettorale, che di fatto fa sì che i 7 swing state siano quelli dove si decideranno le sorti della futura presidenza degli Stati Uniti, vi fa capire come mai i candidati concentrino proprio in questi stati i loro sforzi. Vedete Kamala Harris e Donald Trump profondere il massimo di energie e di fondi della campagna elettorale proprio in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, North Carolina. E una volta conquistati 270 grandi elettori, si saprà il 5 novembre chi è il presidente degli Stati Uniti. Poi i grandi elettori dovranno formalizzare il voto, riunirsi in un collegio elettorale e votare formalmente per il presidente. Ma potrebbero votare in modo diverso? Questa è una domanda che spesso ci si fa. Il grande elettore è costretto a votare per il proprio candidato? Se Trump vincerà, come è probabile, in Texas e otterrà i 40 grandi elettori, tutti e 40 grandi elettori voteranno assolutamente per Trump, o qualcuno potrebbe, che ne so, ripensarci all'ultimo minuto e non votarlo? Beh, in teoria è possibile, il voto è libero e quindi ci sono stati nel passato, non spessissimo, questi cosiddetti faithless electors, elettori infedeli. Ce ne sono state anche nell'ultima elezione 5 democratici che dovevano votare per Hillary e non lo fecero, e 2 repubblicani che dovevano votare per Trump e non lo fecero, ma non hanno influito assolutamente sul risultato elettorale. Nella storia si calcola che ciò sia accaduto 90 volte, cioè ci sono stati in tutta la storia delle elezioni americane 90 faceless electors, ma i voti totali sono stati oltre 25.000 e quindi non c'è mai stata un'influenza di questi elettori infedeli sul risultato elettorale, ma in teoria potrebbero anche averne. Fatto sta che molti stati hanno istituito sanzioni, super multe, qualcosa che impedisca al grande elettore di diventare un elettore infedele, e questo principalmente per rispettare la volontà popolare che ha espresso il voto per un candidato o per l'altro. E quindi alla fine di questo periodo abbastanza complicato, ma non troppo,
si arriva al mese fatidico gennaio. A gennaio, appunto, si riuniscono i grandi elettori nel collegio elettorale e formalizzano l'elezione del presidente che è stato scelto dalle urne il 5 novembre, in questo caso comunque il primo martedì di novembre utile. E poi la loro elezione viene ratificata dal Congresso e il vicepresidente prende atto del risultato del voto e consacra il nome del presidente degli Stati Uniti. Bene, ricorderete tutti cosa è successo in questa fase. Il 6 gennaio 2021 abbiamo ancora negli occhi le immagini dell'assalto al Campidoglio, perché i sostenitori di Trump volevano indurre, far pressioni sul vicepresidente Mike Pence proprio perché non ratificasse la nomina di Joe Biden votata dai grandi elettori, quindi dal popolo americano, perché in modo del tutto infondato, in modo del tutto arbitrario, ritenevano l'elezione di Joe Biden illegittima. Mike Pence tenne il punto, ma resta questo uno degli episodi più oscuri, più drammatici nella storia della democrazia americana, che non vorremmo davvero più rivedere. Concluso tutto, finalmente si arriva al 20 gennaio, la data fatidica in cui il nuovo presidente degli Stati Uniti, o il vecchio in caso di rielezione, si insedia alla Casa Bianca. Bene, voi chi pensate che sia quest'anno? Kamala Harris o Donald Trump? È davvero difficile poter fare una previsione.